all'ora del tè, please, e di sabato, causa luminara di Santa Croce del giorno dopo. Lucchese chiamata al debutto stagionale in casa contro la Lupa Roma, avversario inedito infarcito di vecchie conoscenze del calcio che conta, D'Agostino e Di Michele, quest'ultimo alla soglia dei 40 anni, ma soprattutto in panchina quel Cucciari che proprio qua all'ombra delle mura chiuse una dignitosa carriera da calciatore. La Lucchese è chiamata ad una prova di orgoglio e di carattere dopo l'addio in vero stentato di Ferrara. Quello 0-3 sul campo della Spal brucia, speriamo non pesi come un macigno a livello mentale su Nolè e compagni. Baldini in questi ultimi giorni ha mischiato le carte, ma dopo la rifinitura rigorosamente a porte chiuse del Porta Elisa, proviamo a snocciolarvi l'11 di partenza con novità negli interpreti e nel modulo. Di Masi tra i pali, Melli e Specie Mori e Nolè in difesa, Calcagni, Mingazzini e Monacizzo cerniera mediana, Fanucchi trequartista ad agire alle spalle di Pozzebon e Terrani. Il pallone racconta che lo scorso anno, eravamo a fine agosto, la prima al Porta Elisa non fu affatto esaltante, visto che la Lucchese non andò oltre lo 0-0 contro il modesto Sant'Arcangelo. Gara piuttosto bloccata e scarna di particolari emozioni, noiosetta più sì che no. Ora questa Lupa Roma è tutta da scoprire, ma ha nelle proprie file elementi di spessore, come dicevamo, e di esperienza. Ecco perché dovrà essere una pantera grintosa e decisa, 3 punti per risollevare il morale e riprendere finalmente la marcia.